Prima di cominciare il video, come quasi di consuetudine, saluto Nicola Zolini. Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 su Pokémon Ultra Sole, dopo aver recuperato il Nornium Z dalla prova di Liam. Quindi ora possiamo proseguire il nostro viaggio e affrontare nuove sfide. Dobbiamo andare a percorso 3, ma in realtà dobbiamo anche ritrovare Lilia, che a quanto pare si è persa. Però io sappiamo già dove sta, perché comunque sia, bene o male, la storia è quella di Sole e Luna, quindi sarà sicuramente al giardino fiorito. Però attenzione perché abbiamo gli occhi di Rotom che sono illuminati. È l'ora del Rotom Roll, yeah! Oh, che significa questo? Ha ottenuto un potere spettacolare, due incontra and roll. È un potere che rende più facile trovare Pokémon selvatici di livello alto. Ora, voglio provarlo subito allora. Ah, si deve usare addirittura. Non si deve dare, si deve usare. Mamma mia! Appena entro. Yanguse. Livello alto ha detto, quindi intorno a 12-13. Vado che qui stanno al 10. No. Però incontriamo Pokémon selvatici appena mettiamo piede nell'erba. Il che non mi sembra una bella cosa. Per me che non voglio incontrare Pokémon selvatici, intendo. Ah, ma c'è una durata questo Rotten Roll. Meglio, meglio, così evitiamo. Oh, Pokémon volante. Vediamo un po' chi è. Oh, mi sembrava piccolino. Ah, pensavo che era un Rufflet. Ok, è uno Spearow. Sì, in genere gli Spearow sono abbastanza piccolini. Però sono feroci, eh. L'ho detto nello scorso video, sono ferocissimi gli Spearow. Difendono il territorio e se ti attaccano in gruppo. Vediamo, vediamo, vediamo. L'allenatore. Non l'allenatore. Sono passato sopra una di quelle ombre che si muovevano e un Pokémon alato mi ha attaccato. Era così carino. Non era sorpreso, era contento che l'avessero attaccato. Questo allenatore non me l'ha segnalato. Se conosci bene le abilità dei tuoi Pokémon, è la vittoria in pugno. Sono curioso di vederle allora queste abilità dei Pokémon. Giovane speranza, Phil dal futuro. Ah, ha un upside. Quindi io contro il mio Brion dovrei essere tranquillo perché Brion comunque sia ha incantavoce che dovrebbe essere normale contro tipo acqua. Andiamo. Ecco il mio incantavoce. Sì. Non basta, brutto colpo addirittura. Coraggio Zakuro. Siccome i giapponesi non sanno ben parlare l'inglese, De lo pronunciano Za oppure G, dipende da quale parola ci metti dopo. Il corvo da Crow, Zakuro. Andiamo con Inseguimento, che dovrebbe fare un danno normale a Psyduck. Sì, non mi ricordavo se era Psyduck o Golduck che era in parte psico, ma mi sembra che neanche Golduck sia in parte psico a dire il vero. Hanno solo l'abilità di usare mosse psichiche. Però Inseguimento è stato abbastanza forte, devo ammettere. Slyla 15, ottimo. Sassata. Oddio, che mosse ha Slyla? Potrei farle dimenticare. Cuccagna? Sì, più tanto. Non è che mi servono i soldi più di tanto alla fine, con tutte le pozioni che ho. A parte che trovo un sacco di strumenti per terra. Ho dimenticato un'acqua fresca vicino alla spiaggia qualche episodio fa, però vabbè. Purtroppo. Dunque, non vorrei incontrare Pokémon selvatici, però ho attivato appunto il potere di Rotom per incontrare Pokémon selvatici, quindi niente. Me lo devo tenere. Però voglio dire, non è che ogni volta che metto piede nell'erba, appena metto piede, tu parti, eh. Perché se no davvero, ragazzi, è grave la cosa. Eh sì, appena metto piede parte, dai. Stai calmino. Ah, Lucia! Oh, cavolo, Lucia, quanto è bello! Ok, sconfitto Lucia che mi ha procurato un po' di danni, ma posso ricaricare tranquillamente Brion. Mialliapap, Pizzapè 14, ottimo, bene. Zacro, boh, per il momento lascio stare un attimino in panchina, lo uso pochissimo perché livello bassino. Purtroppo si incontra tardi nel gioco. Tardi, non proprio tardi nel gioco, ma neanche tanto presto alla fine.
Gli faccio fare qualche lotta contro Pokémon di tipo psico, che comunque sia è avvantaggiato contro lo psico perché essendo buio non riceve alcun danno da mostri di tipo psico per l'appunto. Mankey. Mankey è un bel Pokémon lotta, mi piacerebbe avere le squadre. Poi Primeape è una belva Primeape, però se devo scegliere un Pokémon lotta, se posso scegliere Machop. Machop tutta la vita. No, non mi pare. Ad ogni modo devo affrontare gli allenatori che mi si parano su questo percorso. Buonina lì tu. Un'altra pozione a Lillipop che ne ha bisogno. Però sapete che faccio? Cambio Pokémon davanti. Ci provo. Sapete che faccio? Alla vecchia maniera, vi faccio vedere. Per questo tratto di strada disattivo il condivido esperienza. Il condivido esperienza l'ho attivato e disattivato diverse volte nel Let's Play di Sole. Voglio vedere se riesco anche qui a giocarmela un pochino meglio la cosa. Studio attentamente il tipo delle mosse in relazione a quello dei due Pokémon? No, non proprio. Io cerco di usare le mosse da stab, però se vedo che Pokémon ha una mossa non da stab, che però apre grandissimi culi, gliela imparo. Non potevo chiedere di meglio. Cottoni, meglio di questo contro Zacro. Beccata. Guarda lì che danno. Mega assorbimento, arrivata lei. Piccolo Cottoni con mega assorbimento. Vai, ancora beccata e fallo fuori. Ehi, non laggare. Sì, a volte mentre renderizzo i video lagga un pochino perché Vegas assorbe un sacco di CPU, mi assorbe un sacco di RAM. Ok. Da lì. Qui sì. Becca affilato. Potrei darlo a Zacro per potenziare le mosse tipo... Oppla, evitato non so come. Beccata, poi quando sarà il momento imparerà... Per forbecco, impara per forbecco, dai, sì, è un Pokémon volante, devi impararlo per forza per forbecco. Il prato mele mele, una distesa ferita dove danzano gli oricorio. E Lilia sta qua. Infatti c'è anche la bandierina, ora che ci faccio caso. Nebulino, torna qui, non fare stupidaggini. Ah, Andrea, Nebulino è uscito dalla borsa. La fallo giocare un pochino, è contento. Perché si sarà infilato in quella grotta? Se l'ha appena vista brutta sul ponte sospeso e guarda cosa combina adesso. Non conosce nemmeno la mossa per lottare. E se incontrasse qualche Pokémon selvatico? Userà il suo potere se incontra i selvatici, no? Ok, Esper Rose. Cosa? No! Ma non... Ah, quindi guadagni più punti durante una lotta? Ah, voglio più punti durante una lotta, ok. Ci sono Flabébé e Oricorio in questa zona. Ovviamente gli Oricorio sono quelli gialli, i peggiori di tutti. Il migliore è quello viola, quello che balla il viola e il rosso, quelli che ballano il flamenco. Combatto gli allenatori tipo subito, perché se ho... Niente, non c'era allenatore da sfidare qui. Perché ho l'esperienza attivata, quindi ricevo più punti. Ecco, lo ricordo cheerleader. Quello che non piace a nessuno. Poverino. Troviamo un veleno aculeo che non è che ci serva particolarmente. Lotteresti con me? Certo! Evviva! Io mi chiamo Calandra e sto studiando per fare l'attrice. Imito gli stili dell'Oricorio per imparare a interpretare diversi ruoli. Se non ti dispiace mi presento di nuovo. Aham. Sono Calandra e sprizzo energia a tutti i pori. Che cosa è successo? Quindi... Attrice, quindi dalla maestra differisce che cambia ruolo. Da maestra questa fa l'attrice, ok? Va bene, peggio per il tuo ricordo, mi dispiace.
Non è molto efficace. Che tipo è Oricorio allora? Elettro questo? Può... No, può essere. No. Andiamo con l'inseguimento. Un danno normale. Ah, però mi riduce l'attacco, non va bene. Non va bene. Vado con nube. Così evito le statistiche che si riducano. Eccole, Non te l'aspettavi, Pensavi che io fossi stupido, E facevi bene a pensare che fossi stupido, però conosco anche io un paio di trucchetti. Dopo oltre 16 anni di Pokémon direi che qualcosa l'ho imparato. La sua beccata non è male, ma la mia è più potente. Però vado in inseguimento perché la mia non è molto efficace. Botta! Anzi, guarda, mo ti termino con beccata. Potevo fare sgomento, però... Non è detto che te intendi. Oh, eccolo! Livello 15, vai! Ma ha ricevuto un bel po' di punti, attacco d'ala, certo! Sgomento, via di subito sgomento proprio! Via sgomento! Oh, un Pokémon selvatico è sale di livello! Da paura! Quindi Calandra... Ok, cosa ti è successo? Ok. Ah, lei se ne va per imparare altri stili, quindi la incontriamo da tutte le parti. Ok, quindi praticamente la rincontreremo da dove si trovano gli Oricorio. Bene, Zacro sta per salire di livello dopo questa lotta. Entriamo un po' in questo pertugio. Che c'è, Rotom? Mi sto divertendo. Ok, sei contento ora? Va bene, Rotom. Ora un pochino più contento. È più sollevato. Fura di fuga. Nebulino. O Cosmog. Ah, mi sono stancata di giocare a rincorrerti. Ma guarda, si incontrano gli alieni anche in posto come questo. Zoe, madre dell'entusiasmo, siamo qui con un compito ben preciso. Voglio sapere se è in grado di proteggerlo. Ah, la prima lotta contro l'ultra pattuglia. Darus. Hanno le Uchiball. Ah. E hanno un Furfru. Vado di pozione, almeno recupero un po' di punti. Wow. La prima lotta contro l'ultra pattuglia. Ah. Fanno non pochi danni, vedo, Dovrebbe lasciarmi con 21 a questo punto. No, chi è? Ma dai, ma dai, ho proprio l'attacco? Oh, uffa. Non è che posso fare già nube. Devo andare di nube. Maledetto. Spero tu sia contento. Botto in testa, wow. Dunque, solo gli attacchi che ha, ruggito, azione, botta in testa e quello che riduce la velocità, l'attacco voglio dire. So che attacchi hai ora, potrei mandarti contro Rockruff e farti secco. Lascio ancora lui. Mi togli 16 punti con botta in testa, posso ancora sconfiggerlo. No, me l'ha tolti 18 stavolta? Andiamo un po' Rockruff. Anche più lento flincerà col botto in testa, ma almeno non prende danni. Ne prende pochissimi di danni. Vediamo un po' se è più lento. Wow! 11! Ci picchia. È più veloce, non mi flinciare. Ok, grande. Wow, commorso ha resistito.
Ok, dovrà rimanere a 6 punti vita ora. 5, 12 me l'ha tolti stavolta. Vabbè, sì, più o meno il range di danno tra 10 e 12 sarà. Tra un minimo di 10 e un massimo di 12. Slider al 16, ok. E Zagro al 17, ottimo. Non riesce a capire Darus, mi dispiace. Così, questa era una lotta di Pokémon. Avevamo fatto molte ricerche al riguardo, ma affrontarne una dal vivo è ben diverso. Almeno abbiamo verificato che le Pokéball che abbiamo progettato funzionano perfettamente per catturare Pokémon aloiani. Ma a parte questo, ho capito che sei forte. E adesso che si fa, Darus? Quando avverte pericolo, si teletrasporta. Ogni volta che questo avviene attraverso il barco che lascia dietro di sé, possono arrivare esseri molto pericolosi. Con un allenatore con te al suo fianco, però, non dovrebbero esserci problemi. E la ragazza? Non ha a che fare con la nostra indagine, né con quella degli altri. L'importante è che non finisca per rivelarsi un intralcio. Andiamo, Zoe. Ciao allora. Non venite da nessun barco voi invece? L'effetto del potere Rotom è terminato. Oh, proprio prima della battaglia. Cosmog. Allora? Andiamo? Eccoci tornati, Lilia. Ecco di qui sono e salvo. Grazie mille, Andrea. E grazie anche a te, Marco. Lascia che ti rimetta in sesto. Tutta la squadra, per favore. Grazie, Lilia. Sai, ho letto in un libro che un Pokémon chiamato Oricorio cambia aspetto a seconda dei fiori da cui succhi e nettare. Non è che si evolva, semplicemente assume una forma diversa, ma anche nella vita reale. C'è un animale nella vita reale che cambia colore. Sono Eburino, torna nella borsa. È vero che non c'è tanta gente in giro, ma non è un buon motivo per smettere di essere prudenti. Forza, andiamo, il professore sarà in pensiero. Abbiamo combattuto contro l'ultra pattuglia. Wow. Ehi, Andrea, oh, c'è anche Lilia, povero Litten. Ciao, wow, come mai da queste parti? Ho completato la mia prova, sì. Andrea, facciamo una lotta, voglio vedere se sono migliorato. Ma senza sputo, me lo dici, ah, un cattivello. Certo, questo se lo porta a spasso, invece io no. Non è che posso lasciarli liberi su determinati percorsi se ce l'ho davanti? Ma con l'attacco d'ala, sacro! Alla bacca cedro o bacca arancia? Arancia. Bacca cedro, oi! Non l'ha ristabilito molto, povero Litten. Ma veniamo un po' con beccata, penso che ce la faccio a liberare per il... Sì, infatti beccata è bastato. Me lo aspettavo. Ottimo, Pikachu, cambio Pokémon, sì, cambio. Vai Slyla! Pikachu non è da sottovalutare. Rogodenti. Ah, prova statico, sono tonto. Oh, non ha funzionato, meno male. Meno male che statico non ha avuto effetto. Sassata. Grande, grande, ottimo. Noibat. Posso restare con Slyla. Non mi crea alcun problema Noibat. Quanto rimanda Noivern che è davvero... Allora lì ci vuole il ghiaccio per farlo fuori. Perché Noivern diventa drago volante, insomma, non so se mi spiego. È un bel Pokémon drago Noivern. Andrea, sei importante, sei ancora troppo forte per me. Comunque, entrambi abbiamo sconfitto i Pokémon dominanti, vuol dire che siamo diventati più forti. Sento che sono sulla strada giusta, se continuo così riuscirò a sconfiggere anche il nonno. Ehi Andrea, ho trovato Lilia, sapevo di poter contare su di te, grazie. Ah, complimenti anche a te, ho saputo che hai superato la prova, scommetto che è stata qualche bella mossa. Tutto merito di Litten. Tuo nonno sarà impaziente. Impaziente? Che intendi dire, professore? Ho superato la prova, quindi la mia prossima sfida sarà contro il cauno dell'isola. Esatto, si tratta della cosiddetta grande prova. Per me che studio le mosse dei Pokémon non c'è nulla di più interessante di una serie di sfide entusiasmanti. Non aspettarti troppo da me, professore. Bene, si torna a Lily, ragazzi. Voliamo giù per Costa 3 come se avessimo il vento in coda. Ma... Oh, salve. Conoscono Trespolo.
Devo sconfiggere tutti gli allenatori del percorso 3. Chi ci manca? Questo è quello che mi dà cartel rosso? Oh, un arcobaleno. Dicono che porti fortuna fermarsi a guardare un arcobaleno prima di mettersi in viaggio. Ora che lo so. Andiamo ad affrontare anche questo allenatore. Mi sembrava una femmina vista da là. Cosa mi regali? Calmanella. Ah, sì. Se praticamente Pokémon diventa più affezionato a te se usi Calmanella. Che ci manca come allenatore del percorso 3? Penso di averli... Oh mio Dio, guarda questo come stai in agguato. Proprio ti tende Trappolozzo lì. E ha un Growlithe, oh mio Dio. Ok, abbiamo vinto questa lotta. E penso che rimetterò un attimo davanti Leopop, perché davvero stanno livellando gli altri come non ci fosse un domani. Tranne appunto Pizzapie, che è rimasto un pochino indietro, ma fa nulla, fa nulla. Lasciamolo un attimino lì, Pizzapie. Diventerà poi più forte col tempo. Dovrei aver sfidato tutti quanti? Vediamo un po' se è giusto. Ok. Sì, sono pronto e iniziamo a lottare. Mi rimaneva giusto quell'allenatore lì che stava in agguato a farmi il trappolozzo. Samuele, fantallenatore. Ok, abbiamo uno Slowpoke davanti, siamo in cantavoce. È la cosa migliore che possa fare. Non li ho tolti. Però lui con pistolacqua ancora meno. Se vado con botta. Vediamo un po', tolgo di più con botta. No, sbadiglio, no, dai. Andiamo un po' con Pizzapie. Vieni un po', Pizzapie. Voi ci pensiamo o non ci pensiamo? Ottimo, ottima predict. Vai con paralizzante, va. Bene, ora che è paralizzato. E vai. Che mosse ho? Rafforzatore, raffica, confusione sarebbe inutile. Andiamo con raffica. Guarda lì quanti danni. Ah, però, dai. Non può essere però così. Ah, brutto colpo pure, un'altra volta. Due brutti colpi. Ehi. Basta? Perfetto, è paralizzato. Vai Pizzapie. Oddio, per un punto. Allora sei recidivo tu. È un altro Pokémon oltre a questo. Guarda, confusione proprio perché mi stai sulle scatole. Proprio ti voglio umiliare. Il problema è che mo si addormenta. E anche cambio Pokémon è inutile. Eccolo là, si è addormentato. Maledizione, guarda. Proprio una seccatura che finiscono. Tutti gli effetti si applicano al termine del turno e non al termine. E non all'inizio del turno successivo. Che poi sarebbe in realtà il termine di quello prima. Per tante cose è meglio, ma per tante altre è una scocciatura. Che le azioni si concludono al termine del turno. Mamma mia. Nei vecchi giochi fino alla seconda gen le azioni si concludevano all'inizio del turno nuovo, che però stava a indicare la chiusura di quello prima. Insomma, è un po' complicato da capire, però era meglio, secondo me. Ci siamo liberati del suo Butterfree velocemente e abbiamo vinto con agilità. Quindi c'era qualcuno che mi dava un cartel rosso, forse è lui. No, lui mi dà Trespolo. Sì, infatti prima me l'ha detto prima che vuole darmi Trespolo. Boh, qua c'era qualcuno che dava un cartel rosso, non mi ricordo chi è. Ma c'è un bimbo qui che non abbiamo sfidato. Ehi, tu. Ehi, lotta con me, ok? Ma perché non l'ho già sfidato questo prima? Beh? Forse non ci ho fatto caso io. Eppure questa strada l'ho già fatta.
Ok, eccomi qui, siamo pronti. Sono curiosissimo di vederti in azione nelle prossime lotte, ora che hai superato la prova. Chissà che mosso userete tutti i Pokémon. Ecco, anch'io che non sono un'allenatrice mi rendo conto che hai compiuto una grande impresa. Brava Lilia. Il cavolo di Mele Mele, Ala, è veramente forte. È abilissimo con i Pokémon di tipo lotta, quindi faresti bene usare mostri tipo volante o psico. A quello che fa il caso suo. Fa il duro, non si gira. Allora mo ti concio per le feste. Hai superato la prova della grotta sottobosco. Congratulazioni, davvero ben fatto. Allora Andrea, tu e il tuo Marco siete pronti a lottare con me? Certo. Bene, non vedevo l'ora di mettere alla prova le vostre capacità. Bene Ala, io sono pronto. Ah! Ci siamo! Lascia che mi presenti di nuovo per i coraggiosi giovani che stanno affrontando il giro delle isole. Il mio nome è Ala e sono il Kauna di Mele Mele. Che abbia inizio la tua ultima prova a Mele Mele, ovvero la grande prova, la lotta con il Kauna dell'isola. Ebbene Andrea, tu hai ricevuto la pietra lucente da Tabu Koko. Mostrami di cosa siete capaci tu e la tua squadra. Anche io e Massimo, preparati ad affrontare temibile Ala! Ok, Zakuro! Facciamogli subito del male con attacco d'ala, ragazzi, questa lotta sarà semplicissima, ve lo dico. Guarda come lo swepo, guarda come lo swepo. Dire lo swipo? Si dovrebbe dire lo swipo, lo spazzo via. Però lo swepo è italiano. Lo swipo. Dai, diciamo lo swipo che è più corretto. O meglio, che è più giusto, perché non si può dire più corretto. Corretto sta a indicare una cosa che già è giusta. È più giusto, invece di dire più giusto diciamo corretto. Quindi se devo dire corretto, non più corretto. È importante strutturare bene una frase, sia per la scuola sia nella vita. Che poi non è che abbia aspettative chissà quanto grandi della vita, eh. Non è che voglio andare a lavorare in chissà quale posti. Voilà! Breccia? Ok, vediamo un po'. Dipende da quale mossa però prende per scarica furiosa. Che attacchi ha? Colpo basso? Pugno rapido? Sono buio volante, quindi il volante un po' mi protegge. Ma che danni! Ma che danni, ragazzi! Ora finisce qui. Beh... Non ce lo sapevi, eh? Già. Proprio come pensavo. Un allenatore di talento con degli ottimi Pokémon. Co-co-co! Co-co-co-co-co-co-co. Oh, è di nuovo Tapu Koko. Probabilmente non vedo l'ora che tu e i tuoi Pokémon diventiate forti per sfidarvi. Bene, il cristallo Z è tuo. Con questo potrai trasmettere la tua forza ai Pokémon. Luctium Z. Guarda bene Andrea, per usare il potere Z di tipo lotta assumi questa posa e muovi le braccia in questo modo. Praticamente un ora ora ora. Con questo è completato tutte le prove della prima isola di Alola, Mele Mele. Congratulazioni Andrea. Il timbro che suggella la tua impresa sancisce che tutti i Pokémon fino al livello 35, compresi quelli ricevuti tramite scambio, seguiranno sempre le tue indicazioni. La luna di giorno o il sole di notte.
Non ti fanno vedere in mente le cose che esistono anche se non le possiamo vedere? Mentre viaggi per le isole di Alola, rifletti su ciò che puoi vedere nei Pokémon e nelle persone, e su quello che rimane nascosto. E un giorno riuscirai a incontrare Tapu Koko. Oh, Tauros! Ho un'idea, metterò il mio Tauros a tua disposizione. Potrei chiamarlo per spostarti più agevolmente sulle isole. Sono sicuro che si divertirà ad andare in giro con te. Andrea, in questo dispositivo c'è tutto l'occorrente per cavalcare Tauros. Bene! Oh ragazzi, nel prossimo episodio andremo a surfare anche con Mantine, ora che ci penso. Faremo prima un giretto su Tauros per vedere i posti che ancora non ho visitato e poi faremo anche un surf con Mantine perché ho sconfitto Ala. Però concentriamoci ancora su questo episodio. E adesso provalo, su, salta in sella! Un cambio d'abito veloce. Allora, come si sta in groppa il mio Tauros? Com'è la visuale da lassù? Vedi Andrea, ad ora troverai molti Pokémon pronti ad aiutarti in vari modi. Bene, ora ti spiego come funziona il chiama passaggio. Ti permetterà di chiamare alcuni Pokémon quando avrai bisogno del loro aiuto. Per attivarlo premi il pulsante Y. Per usare la carica Tauros dovrai tenere premuto il pulsante B. Il dispositivo ti dotirà anche di una tuta speciale per cavalcare Pokémon. Tauros ti porterà ovunque vai da Alola. Vedrai, presto non potrai più fare a meno di lui. Grazie a chiama passaggio potrai chiamare in tuo aiuto Pokémon del Pokepassaggio ovunque tu sia. È una bella cosa. Complimenti Andrea. Sei avuto progressi da quando ci siamo incontrati alla scuola per allenatori e devo dire che ti stai facendo onore. Ma tu sei riuscito a vincere anche senza ricorrere a potere Z. Che dire? Impressionante. Ho un'idea, perché non fai salto a Photo Club di Alola? Il tuo successo nella grande prova merita di essere celebrato con una bella foto record. Arrivare a Wally sarà un gioco da ragazzi in sella a Tauros. Buona fortuna con il giro delle isole, ti auguro un futuro pieno di successi. Andrea, ora con l'aiuto di Tauros potrai distruggere facilmente le rocce che si trovano lungo il percorso 1. Bene, anch'io ho un regalo per te. Oh, molto utile falso finale per catturare certi Pokémon. Falso finale è una mossa che fa rimanere il nemico con un solo PS. Usala per catturare tantissimi Pokémon e farli conoscere a Rotom. Ma ora, perché non fai un salto a casa a trovare la mamma e a raccontarle della tua lotta? Dopodiché, raggiungimi a porto di Hawoli. Oh, Hawoli, quando sei lì ricordati di fare un salto ai grandi magazzini e non dimenticare di passare anche al Photoclub di Alola. Il Photoclub di Alola? No, sinceramente no, dai, non ci voglio andare. Una bella foto commemorativa al Photoclub di Alola, non capita mica tutti i giorni di completare una grande prova, ma non mi interessa. Ma non la voglio sapere, non la voglio fare la foto. Ok, adesso devo affrontare il nonno, il Kauna. Ah! State migliorando tutti così tanto, non vedo l'ora di scoprire quanto diventerete forti. Ok, è ora di sistemare la barca. Lille, puoi venire a darmi una mano? Bene, considera che questo video termina qui. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo più tardi con un nuovo video. Bye bye!